Buonasera cari video spettatori e ben trovati in questa nuova diretta qui su Twitch. Un saluto anche a chi sta guardando questo video in differita su YouTube e invito loro come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni, anche per Empire & Puzzle. La prima parte di tutte le dirette è dedicata sempre e solo a Empire & Puzzle, poi giochiamo anche ad altro. Mentre per quanto riguarda Empire & Puzzle facciamo anche una diretta di approfondimento, o meglio due dirette di approfondimento. Una il giovedì, come quella di questa sera, dalle 19 alle 21, un'altra la domenica mattina dalle 11 alle 13. Quindi ragazzi, seguiteci anche su Twitch, che più siamo meglio è, meglio è, meglio è. Inoltre, giusto perché non ci facciamo mancare nulla, abbiamo anche un canale Telegram, Empire & Puzzle Ita Enciclopedia Secondo Antioch, dove potete trovare tutto quello che c'è da sapere su Empire & Puzzle, sulle novità, sulle varie cose che inseriscono e anche su quello che facciamo qui in diretta. Quindi ragazzi, per non perdervi nulla, seguiteci anche su Telegram. Più che puntuale non ci credo, cioè minimo. Ciao Carlo, ciao Nano, ciao Pimpi, come state ragazzi? Come state? Tutto bene? Tutto bene? A me ovviamente mi sta venendo il mal di gola. Devo mangiare una caramella, va, che è meglio. Un po' di droga. Sono tre. Quelle là a menta, cose così. Vabbè. Siamo stava. State voi, come state? Tutto bene? Tutto bene? Dai, oggi ci stanno tante novità. Tante cose da dire, da fare. Nel tempo prendiamoci un po' di roba. Ho dimenticato di fare le chiamate prima, quindi ce le facciamo adesso. Non volevo perdere, eccolo lì. Non volevo perdere l'ora, ma è andata persa, è andata svanita. Sei richiuso, non vuoi più accenderti? Per me va anche bene, cioè basta dirlo. Ciao Yolanda, buonasera. Ciao Orgor, buonasera. Come state ragazzi, come state? Ciao Tony, buon compleanno a loro. Brutti bastardi che non sono altro. Che non sono altro. Messa per venirmi un mal di gola esagerato. Infatti domani devo andarmi a prendere qualcosa già di... come si dice? Prevenzione, di prevenzione. Cazzo di sbalzi di temperatura, madò, quanto li schifo. Quanto li schifo. Eh sì, vabbè, si sono comunque sprecati, cioè. Cazzo, fai 6 anni e... cioè, do 6 anni che poi in realtà non è 6 anni, che sono 5 anni, però sono nel 6° anno, giusto per allungare il brodo. Tipo i vecchi, sei entrato nel 6° anno. comunque ragazzi, a parte cose, facciamoci prima sta cosa qua. Vediamo che si dà sto baule. Un cazzo, come al solito, niente di che. Allora, facciamo un resoconto. Cosa è successo oggi? Oggi è successo che 6° compleanno di Empire & Puzzle, non mio ovviamente, ma di Empire & Puzzle. C'è,
ci hanno regalato praticamente 100 monete delle profondità. Erano gratis, ragazzi. Quindi se non l'avete fatto, cliccate sulla torta e prendetevi le 100 monete. Poi ci sono altre offerte meglio di niente, non ci lamentiamo. No, no, ci lamentiamo sempre perché quello che fanno è sempre poco. Ma lasciamo stare, è un altro discorso questo. Poi ci abbiamo nient'altro qua, mi sa, vero? Infatti, nient'altro di utile. Nient'altro di utile, 1500 pubblicità, solo quella cosa lì. Poi, se andiamo, e vi consiglio di farlo ovviamente, su Empire & Puzzle, non è questo, empireandpuzzle.com/it per gli italiani, oppure anche solo .com, non è un problema, quindi empireandpuzzle.com, il solito sito, ragazzi. E cliccate su connetti, vi ricordo sempre che appena cliccate su connetti sta un secondo che si apre il gioco e poi vi ritorna qui con il vostro nick qua sopra. Ci stanno una caterva di offerte per il sesto compleanno. Ovviamente molte, tante, troppe sono a pagamento. Come potete vedere ce ne sono parecchie di vario tipo, cioè veramente di tutti i tipi le ritrovate. Grazie Carl, grazie mille. Con occhiali da sole, mano che fa ok. Occhiali da sole e mano che fa ok, va bene. Grazie mille per il tuo sesto di fila. Troppi sei. Comunque, stavo dicendo, ci stanno tante offerte di diverso tipo, come vi pare. Molte sono convenienti, come per esempio questa, molto conveniente perché sono 7 chiamate alla fine, più 25 monete ai vostri membri dell'alleanza a 6 euro, non è assolutamente male. Anche quest'altra qui, anche se è un po' di meno perché sono 600 gemme e 3 gettoni eroe epico, non sono assolutamente male. Ma la cosa fondamentale, ovviamente, è il ritira regalo. 100 monete dei tre regni, un gettone eroe epico e una boccetta per ogni tipo. Questo del tutto gratuito, ovviamente. Vi consiglio assolutamente di prenderle. Questa vi dico di prenderle. Poi, se vi interessa qualche altra offerta, ragazzi, oggi ci sono veramente tante, tante, tante offerte. Che però, tra l'altro, questa mi sa che la mettono sempre, perché non è solo perché è uscita la quarta stagione. Cioè, 8 chiamate a 8 euro, praticamente. Quindi non sono assolutamente male queste offerte. Questo, vabbè, è quello di lunedì, che se non l'avete preso avete ancora tempo fino a lunedì. Ogni lunedì metteranno questo. Ragazzi, sono veramente tante offerte. Nel caso in cui. Molto, molto interessanti, molto più di quelle in gioco. E poi le due gratuite che dovete assolutamente prendere. Una sta qui e l'altra sta nel sito, quindi riscattatele gratuitamente. Poi, altra cosa fondamentale è che, perché partiamo prima da quelle cose facili, la quarta stagione è iniziata stamattina. Che, come sapete, Tremori nelle profondità ci dà un costo ridotto per le energie della quarta stagione. In più c'è la possibilità di beccare i pipistrelli delle profondità che rilasciano le solite 1500.000 cose, quindi non solo monete ma qualunque altra cosa. In più c'è ovviamente la possibilità di acquistare l'esca per i mostriciattoli, i pipistrelli, in modo tale da avere più pipistrelli quotidianamente e il 1000% di probabilità di beccare i pipistrelli stessi. Quindi nel caso in cui vi interessa, c'è qui. Oltre a questo, ovviamente hanno aperto il portale della chiamata delle profondità, non è cambiato nulla di quello che avevamo predetto, ossia Elizabeth, Hulda e Phileas Fogg in evidenza. E non c'è nessun eroe nuovo inserito in questa chiamata. Ciao Pier, buonasera. Ciao Tris, buonasera. Come state, ragazzuoli? Come state? Come è estate? Mannaggia sto sbalzo di temperatura. Mannaggia. Poi,
Altre cose fondamentali del gioco sono semplicemente due, che oggi ne parleremo approfonditamente di questo, eroe del mese di marzo, e poi i tre eroi inseriti nei tre regni, nella chiamata dei tre regni. Questo ne parleremo oggi approfonditamente. Ma oltre questa, la cosa fondamentale di oggi è la pubblicità. È uscita la pubblicità, quindi la pubblicità, ci vediamo. Non è triste, non è il problema che fa freddo, il problema è che fa freddo fuori e poi dentro ci stanno 70-80 gradi, almeno a me, al lavoro, quindi mi sta venendo un mal di gola allucinante. Domani già devo iniziarmi a prendere qualcosa, perché sennò finisce male. Lo sbalzo di temperatura è una rottura di coglioni a me. Comunque, a parte le stronzate, ragazzi, la cosa fondamentale è questo edificio qua. Come vedete, le tre croci vi dicono che non va cliccato qui sopra. Cioè, proprio sono croci, non sono spade quelle, palesemente. Le tombe. Ci cliccate sopra, invece, e vi troverete un Pokédex. Un Pokédex farlocco. Fatto male, un Pokédex fatto male, ecco, così potrebbe essere questa l'idea. Ci troviamo nel museo. Che cos'è il museo? Il museo è praticamente una collezione di eroi. Vi dico subito una cosa, visto che già le avevamo specificate, però lo rispecifico ancora una volta. Questo qua è semplicemente una collezione di eroi. Non è che se c'è l'eroe qua dentro lo potete utilizzare, o se succede qualcosa non vi fa utilizzare l'eroe, o bla bla bla. È semplicemente, quando alzate un eroe, praticamente ve lo ritrovate qua sopra. È una sorta di Pokédex, ripeto, per chi giocava e gioca a Pokémon, ragazzi, è quello. Ci cliccate sopra e vi fa vedere gli eroi che avete già trovato, che avete già catturato. E soprattutto quelli maxati, perché ci fa vedere anche quelli catturati solamente. Tipo Morax, che c'ho io, ce lo fa comunque vedere. E mentre questi altri sono tutti quelli maxati. Ci fa vedere le statistiche dell'eroe di base, al di là se voi avete l'eroe col costume, se l'avete emblemato, se l'avete spezzato, se avete fatto tutto quello che volete. Non ce ne frega un cavolo. Semplicemente ci fa vedere l'eroe base. Solo l'eroe base, sostanzialmente. E per ogni eroe maxato ci dà un premio. Non vi aspettate i miracoli, ma i premi sono questi. Per ogni eroe 5 stelle maxato sono 10 gemme. Una sola volta le riscuotete appena alzate l'eroe. O se già ce l'avete alzato ve le dà già immediatamente. Per ogni eroe 4 stelle sono 5 gemme. Per ogni eroe 3 stelle sono 3 gemme, per ogni eroe 2 stelle, quindi valgono anche i 2 stelle e gli una stella, quelli comunque, che vi danno 2 gemme per gli eroi 2 stelle e una gemma per eroi 1 stella. Ma è difficile, è triste, probabilmente già ne hai un altro. Sarà un bug allora. Perché io non ne ho. Eroi nello scambio qua dentro. Cioè, eroi che ho dato in cambio non ce li ho. A meno che... Io Leonidas ne ho? Mi sa di sì. È giusto per verificare sta cosa. Invece no, non ce l'ho. Non ce l'ho Leonidas. Quindi mostra pure quelli che sono passati. Quindi è proprio come un Pokédex. Quindi anche se si è trovato un eroe e si è bruciato, ce lo segna? Confermatemi sta cosa. Qua per esempio, ciao, mi fa vedere solo il costume. Non mi fa vedere l'eroe base. Solo il costume. Boril invece me le fa vedere tutte e due. Non ho nessuno di tutte e due. Skitter School mi fa vedere solo il costume. Cashrek solo l'eroe normale.
Qui tra sto ce l'ho. Kelly deve far vedere solo il costume. A meno che non faccia vedere gli eroi con i costumi. Però, cioè, fa vedere solo l'eroe col costume, senza il costume. Cioè, senza il costume non ce lo fa vedere. Qua Prisca manco ce l'ho e me lo segna. Vabbè, allora, poi ne parliamo con calma, vabbè. Comunque, qua dentro vedrete tutti gli eroi che comunque trovate e avete. E soprattutto vi fa vedere le statistiche dell'eroe che avete maxato. Basta solo maxarlo l'eroe. Una volta maxato l'eroe, avete le ricompense che vi ho detto prima in gemme. Un solo eroe. Quindi se avete due Sillian, ovviamente ricevete per un solo Sillian. L'unica eccezione sono i costumi, perché i costumi li considero come un eroe a parte. Quindi se avete alzato un Gormek, a me per esempio mi ha dato 5 gemme e il suo costume mi ha dato altre 5 gemme. Se sono 3 i costumi, lo stesso, cioè se sono 2 i costumi, lo ricevete il premio 3 volte. Se l'avete maxate tutti e 3 però. Quindi tutti gli eroi maxati ve li considera. Anche i 3 stelle, come potete vedere, e anche addirittura i 2 stelle e una stella. Se li avete maxati, altrimenti ci fa solo vedere. È strano perché alcuni non me li fa vedere a sto punto. Cioè, nel senso che io qualche 5 stelle che non ho alzato l'ho dato in pasto. Però ora non me ne viene in mente nessuno. Per andare a confrontarlo, a vedere se c'è. Perché vedo solo quelli della prima stagione. Non vorrei che sia qualcosa relativo ai costumi. Comunque. Questo è il museo. Cioè, nel senso che è una vetrina dei vostri eroi, di quelli che avete trovato. E ripeto, vi fa vedere tutte le statistiche dell'eroe. Basta, punto. Basta. Questo è. Ovviamente da questo momento in poi, una volta per riscattare le monete basta cliccare sull'eroe. La prima volta c'è un punto esclamativo qua sopra. Purtroppo l'ho preso tutti, non ci ho pensato a sto fatto di farvelo vedere. Vabbè, comunque c'è un punto esclamativo da qualche parte. Non mi ricordo se all'inizio o alla fine, probabilmente alla fine. Ci cliccate sopra e vi dà le gemme per quel determinato eroe. Da questo momento in poi tutti gli eroi che andrete a maxare, ripeto, solo maxare, quindi non si parla di emblemare o spezzare, solo maxare, vi darà delle gemme, e ve le darà ovviamente una sola volta quando maxate l'eroe, punto. Ripeto, se maxate una copia, un doppione, non ve lo dà più. Non è che se alzo un'altra killer, per quanto sia assurda come ipotesi, non darà altre gemme nel caso in cui. Solo il costume può valere a parte. Per tutti gli eroi che state alzando c'è anche una percentuale, perché se ci cliccate sopra ve lo dice come stanno messi. E nient'altro c'è da dire sul museo, se non quello che ci sono le storie. Cosa sono le storie? Praticamente tutto la storia del gioco, dall'inizio. Per chi non è passato tanto tempo, che non si ricorda come inizia la storia, qua ci fa vedere praticamente tutti i discorsi di come è iniziato tutto e di ogni stagione anche. Oltre a questa per esempio è la prima stagione, poi scorrendo giù c'è tutta la seconda stagione, ovviamente solo quella che avete già fatto. Se non l'avete ancora sbloccato, non c'è nella storia. Per esempio io la terza stagione non l'ho finita. Ci arriveremo. Eccola qua. Per esempio compare così. Io sono arrivato fino alla 35. Se clicco qua mi fa vedere comunque tutta la storia. Bla 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 bla. Che può essere interessante una volta se la volete leggere. Però quelli là non sbloccati non ve li fa vedere. Se non l'avete ancora sbloccato. Ma la quinta stagione arriva a 42. No, la quinta stagione arriva a 36. Non mi ricordo ma con precisione, ma dovrebbe arrivare a 36. No, 36 ci sono. Sì, 36 arriva. Ah, perché? Ah, perché dici ci stanno queste altre cose sotto? Ora ti dico subito, aspetta. Perché tanto l'ho sbloccato, sono arrivato fino a 34, l'ho sbloccato.
Ecco qua, fino al 36 arriva. Non so perché ci sono in più. Non so perché ne sono in più queste. Boh. Vedremo, vedremo. Non so, c'è qualcuno che è già arrivato alla 36, c'ha anche le... Anche le... come si chiamano? A stagione 5 ce l'ha sempre i punti interrogativi, nonostante sia arrivata alla 36. Qualcuno di voi? Qui c'era una volante che l'aveva finito. Che ha finito la 36. Ah, perché sono due, giusto. Ho capito qual è il problema, che non capivo, che non avevo notato. Praticamente, se vedi, Tony, sono due per ogni stadio, ovviamente, per ogni provincia, ecco. Perché uno è all'inizio e uno alla fine della provincia. Quindi qua sarà 34 stadio 10, qua sarà 35 stadio 1. 35 stadio 10, 36 stadio 1, 36 stadio 10 e poi l'ultimo che cos'è? Se non ho fatto male i conti. 34, 2, 35, 1, 2, 36, 1 e 2. L'ultimo che cos'è? La nuova volante? Ci sarà qualche intermezzo qua, sarà tipo boh, ne so. Vedo sempre 1 e 10, 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 1 e 10. Ci sarà forse il finale, fammi vedere la stagione 4 come finisce. No, fa sempre 36, 1 e 10. E gli ultimi due che cosa sono? Se l'hai finito pure tu? E me ne manca uno però. Io ho 34, 1. Poi sarà 34, 10. Poi sarà 35, 1. Poi sarà 35, 10. Poi 36 1 e 36 10. C'è un altro che si chiama 36 finale o 36 10 due volte. È giusto per capire. Sarà qualche intermezzo. Non avevo considerato che fossero due, pensavo che fosse uno solo. Vabbè, comunque, le mie idee già ve l'ho detto in passato quando ancora si parlava di questo museo, qual è la cazzata. Potevano sfruttare al massimo questo edificio nuovo, invece hanno deciso di non sfruttarlo al massimo perché vanno di fretta a fare eroi e non pensano come sfruttare tutte le cose. Qua semplicemente, invece di fare queste cagate qui, con i punti interrogativi in cui non c'è un senso logico, in cui sono gli eroi, perché per esempio, giusto per fare sempre il paragone col Pokédex dei Pokémon, ogni Pokémon c'ha un codice e in base a quel codice vanno in ordine secondo quel codice. Qua gli eroi sembrano messi alla rinfusa, perché mi trovo un Obakan qua giù della prima stagione e un altro eroe della prima stagione sta qua sopra senza un senso logico. Per nome non lo so, perché parliamo al Free che sta qua in mezzo, Sartana sta qua sopra, Quintus sta qua sopra, Iron sta qui, quindi boh, manco in ordine alfabetico, non lo so in che senso. Ma era molto più semplice mettere tutte le immagini e sarebbe stato molto più conveniente, una cosa che già parlammo in passato, che poteva essere sfruttata in questo modo, ossia far vedere l'eroe magari con le statistiche di tutti gli eroi qua dentro, in modo tale che uno cliccava e si ritrovava questo eroe che non aveva, magari lo mostravano in grigio in questo modo, però ti usciva comunque la carta per vedere che cazzo faceva, che cosa era, dove usciva e quant'altro, in modo tale da sapere cosa ti mancava. Invece così non sappiamo un cazzo. E ripeto, è una cosa che va contro di loro, perché ci voleva un secondo a mettere un eroe
che ne so, qualcuno non ha un determinato eroe, che ne so, non ha Anna per esempio, la vede qui, dice cazzo, però questa è super mega figa, mo vado a fare la chiamata per beccarla. O addirittura quando c'è la chiamata, che ne so, il portale aperto di, che ne so, Elizabeth, me la metti di qua nel museo, che io vado a scorrere per caso, arrivo dove sta Elizabeth, me la trovo così e ti dice sopra, che ne so, è possibile pescarla adesso, cioè c'è il portale aperto adesso. Ed era un vantaggio per loro, cioè, al di là del fatto che comunque poi ognuno di noi poteva andare a vedere le varie statistiche, i vari eroi che c'erano a disposizione, e uno si faceva anche un'idea, facevano l'utile e il dilettevole. Però ragazzi, queste le idee proprio zero, cioè proprio zero. Non so che cazzo facciano, ma veramente ci bastava un niente per renderla più appetibile. Ma anche con le gemme che uno va a dare agli eroi, sono relativamente poche. Certo, è sempre un qualcosa in più che finora non c'era, quindi... Ma... No, non dai l'utilità di alzare un eroe, perché io mi vado ad alzare un 3 stelle, che non consumo niente, ci consumo solo gli eroi, e mi dai 3 gemme, ma chi cazzo è che lo va ad alzare? Comunque non lo vado ad alzare. Se me lo trovo, bene, se non me lo trovo, amen. Cioè, fai qualcosa, e questo lo dissi già quando... ho visto la beta, quando vedemmo la beta insieme, sempre quello il ragionamento, cioè dai un incentivo per fare in modo di voler alzare un eroe diverso. Se tu mi davi, mo per dire una stronzata, no, se tu mi davi 100 gemme, non voglio esagerare, 100 gemme per alzare un 5 stelle, anche se avessi un 5 stelle idiota, io ci penserei, cazzo, però su 100 gemme, certo sarebbe diverso una chiamata, sarebbe il top avere una chiamata per ogni eroe che vado ad alzare. Mi vado ad alzare pure un eroe che non me ne frega un cazzo, e quindi di conseguenza faccio girare l'economia in questo caso, perché invece di tenerlo lì ad ammuffire me lo alzo, mi prendo le gemme, quindi consumo il materiale, e quindi poi ho bisogno di altro materiale per, se mi becco un altro eroe, roba vara, il mio rischio e pericolo di fare questa cosa, però poi ho la possibilità di fare una chiamata, per dire. Lo stesso ragionamento si doveva fare con i 3 e 4 stelle soprattutto, perché magari uno, ma mi dai 5 gemme, mi dai 3 gemme, mi dai 10 gemme, ma che cazzo me ne faccio? Cioè ora che ho tutto fatto per bene, quante gemme ho preso non mi ricordo più, ho scritto di qua, quindi andiamo a vedere, l'avete scritto anche voi, quindi qua nel museo di stamattina, qua nei commenti ho messo tutti gli eroi, perché così me lo ricordo la prossima volta che vado a controllare. Ecco qua, tutti gli eroi che c'avevo a disposizione. Io ho preso 897 gemme, ma tutti gli eroi. Cioè, 100... Quanti eroi erano? Stava scritto di là. 100... Allora, siamo 105... 154... Che precisione. 154 eroi maxati, che me li trovo adesso, ho preso 900 gemme, quasi 900 gemme, cioè non ci sono arrivato a 900 gemme, per dire. Quindi le gemme sono relativamente poco, non ti dà quella voglia di dire, beh, mo mi alzo un eroe per prendere delle gemme in più. Cavolo, fatelo consumare il materiale, fatelo consumare gli eroi, fatelo consumare il cibo, fate girare l'economia, invece è zero. È veramente assurdo. Queste sono tutte le vostre gemme che avete preso. Cioè, per tutti gli anni che avete giocato, queste sono le gemme. Immaginate quante gemme prendete da qua a 3-4 anni. Quindi, boh. Ripeto, ora come ora sto museo, come era nella beta, è semplicemente una vetrina. Non vi dà nulla in più, se non quella volta che comunque vi alzate un eroe che vi serve, perché tanto lo alzate solo perché vi serve, vi dà le gemme. Ma questo è, ciao Pegaso, buonasera, questo è niente di più niente di meno, è semplicemente un Pokédex fatto male, ripeto, ma questo è fin dall'inizio che era così, non hanno migliorato, non hanno fatto niente. Ed è una grossa pecca, a mio avviso, ripeto ancora una volta. Potevano fare qualcosa in più.
Allora, ragazzi, parliamo di cose un po' più seriose, che dite? Ci facciamo un po' il torneo Raid, così ce ne usciamo subito. Tanto è uno. Voi come siete messi al torneo Raid? E poi parliamo un po' degli eroi. Cioè, ci morda tanta gente mi ha attaccato. Cioè, proprio... cattiveria, proprio questa è cattiveria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13 perse e 10 vinte. Cioè, 23, 24 attacchi. Vabbè. Accanimento proprio, accanimento proprio. Quindi fa letteralmente cagare. E mono verde da quest'altro lato. Mono verde. Come rispondiamo? Anche noi con una mono verde? Cioè proprio a dire... ce ne frega nulla. Ce ne frega nulla. Faizzo, che cazzo sto mettendo? Vediamo un po', vediamo un po' cosa ci possiamo portare. Questa ci dà il demone e non ci posso fare un cazzo. Mi serve qualcuno che mi toglie giustamente le magie benefiche a me. Cioè, sì, sì, i disturbi a me. Questo mi abbassa la rigenerazione mana. Questo mi abbassa la difesa. Vabbè, no, solo quello che colpisce. Però dall'altro lato sto tirando su Fianna per togliere Maghi dalla mono verde. Poi faccio gli attacchi di oggi. Allora. Io muovo per esempio Belit. La prossima volta che becco Belit la alzo. Ma non perché per altro. Perché comunque gente che toglie le magie benefiche. C'ho solo un Menneseo. Difesa C e due sconfitte. Ma quando ti hanno attaccato? Quindi due sconfitte, due vittorie e due sconfitte. Cioè Argor. Cioè a me mi hanno attaccato 23 e a te solo 4. Ma che è sto razzismo? Boh. E ora c'erano tutti spezzati lui, Io sono quello povero. Quello povero. Vai. Ah, in attacco due sconfitte. Va bene, io oggi non lo supererò praticamente. Vedendo come posso togliere questa facendo tutte e quattro, ma non c'è verso. Che palle, Gnomer. Manco si caricano. Vediamo se esce qua sotto. Ne ho attaccato in 11. Ah, ok. Difesa E, 4 perse e una vinta. Ah, questo è un ragionamento sensato, Carl. Sì, vabbè, dai. Caricata. Vediamo se possiamo ucciderla, mo. Bene, se lo uccidiamo. Vabbè, amen. Non rischiamo. Allora, vediamo un po' sotto di lui. Non esce niente, andiamo sul vuoto, va. Eccolo qua. Aia. Che male. Oh, manco è morto. Verden resiste ancora, imperterrito. Vediamo un po'. Ma come mi giro qua?
Forse muore? Che culo, dai. Ma questo comunque non gli faccio nulla. Lui me le può colpire tutte e due. Se faccio questo dopo, il turno dopo lo posso colpire, sperando di che non muoiano. Altre mosse, vedete? L'unico a fare questo e poi fare il Trist qua, che almeno una tessera lo colpisce. Che non si dovrebbe ricaricare. Ma quanto sta di vita? 80. Non ce la faccio neanche le tessere nel vuoto. Addirittura è resistito anche l'amico. Titano mi ha regalato lama di Damasco e telescopio. Era da tanto che non mi davano nulla. Sei Tris, certo, da tanto. Immagino il tuo tanto sarà tipo 2 giorni, 3 giorni. Vai così come viene. E allora è una concezione sbagliata di mesi. Allora è proprio la base che ti manca, Tris. Allora. Rischiosetta, detto io. Vai, se muoiono bene, se sopravvivono. Bella la schivata. Comunque l'avvelenamento sta ancora lì, oh. Vabbè, poi. Ma che siete tutti noi? No, merda, siete tutti noi! No! Che brutte persone. Cioè, quanto non sono morto. E vabbè, siamo usciti dal torneo. E bruttissime persone, comunque. Che bruttissime persone. Per poco. Vabbè, torneo raid alla fine. Ora siamo al 5%, ma ci sarà ancora domani, quindi. Oltre a quello di oggi, quindi. La difesa non regge. Ursina al centro. Più la vedo, più non servo un cazzo. Sempre detto che il cavolo di Ursina non serve a nulla, ma almeno abbiamo testato con sicurezza che non serve un cazzo. Ragazzi, per chi sta guardando questo video su YouTube, vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni, anche con Empire in Paso. In più facciamo 2 dirette di approfondimento, uno il giovedì dalle 19 alle 21 e un'altra la domenica mattina dalle 11 alle 13. Infatti il prossimo appuntamento per Empire in Paso è domani. Domani facciamo dalle 18, però, perché finisco alle 17:30, sì, dalle 18 alle 19 facciamo Empire in Puzzle e poi continuiamo altro, ragazzi, continuiamo altro. Ok. Ovviamente, giusto per questa diretta, sarà su Twitch e sarà in esclusiva per gli abbonati per no, settimana prossima circa, solo su Twitch. Vi ricordo che per abbonarvi al canale
se, soprattutto se avete Amazon Prime, ragazzi, potete abbonarvi gratuitamente senza costi aggiuntivi, supportate il canale e vi beccate i contenuti in esclusiva solo per gli abbonati, almeno per temporaneamente.